Siamo nel vlog preesame 8. Ormai è la serie portante del mio canale. Sessione di febbraio, non ho dato nessuna materia a dicembre perché, vabbè, sono stato in ospedale, quindi non ho potuto più che altro. Ok, questa sessione io mi sto seguendo delle materie, tra cui primo semestre audio e mixaggio, fatta tutta online e anche in ospedale, quindi, vabbè, fatta diciamo così. Sociologia dei nuovi media. Prima settimana fatta in presenza, le altre online, quindi niente. E poi, infine, direzione della fotografia. Primo semestre seguito, anzi, non seguito neanche a distanza. E adesso il secondo semestre sono di nuovo tornato ad andare in accademia. Oggi è lunedì 22. Io ho la prova in itinere di questa materia mercoledì 24. Allora, è una prova in itinere abbastanza così. È un test a crocette. Comunque, come ci ha detto il professore, spero che non ci scammi. Ecco, professore che è molto bravo, ha pure un canale YouTube, potrei linkarvelo. Non lo so, vabbè, devo fare, tanto ha più scritti di me, quindi dovrebbe linkare lui a me, mannaggia. Lezioni che in realtà sto seguendo in presenza queste tipo 3 settimane. Tutto ok, molto bella, sinceramente, dove ci va a spiegare esattamente come, cosa fa un direttore della fotografia. Tutto, essenzialmente tutto, a parte registrare e montare, tutto fa. Tutto. In questa sessione io cercherò di darmi sicuro sociologia e nuovi media perché siamo in un gruppo dove dobbiamo fare un video con effetti speciali. Già mi sto un po' esercitando su possibili effetti speciali che dobbiamo fare. Ovviamente non sono incredibili, ma comunque sempre qualcosina. Meglio esercitarsi. E poi direzione della fotografia insieme al gruppo un po' più ampio rispetto al mio solito. Ovviamente Elder c'è sempre. Noi dobbiamo replicare delle scene di un film. E poi basta. In realtà ci sarebbe inglese. Io ho il certificato B1, che non è che sia. Cioè, nel senso B1 comunque. Ok, ci sta, lascia il tempo che trova. Non so se io andrò a lezione di inglese, perché la mia intenzione era andarci per ripassare un pochettino. Che comunque il ripasso non fa mai male. E poi convalidarmi la materia portando il certificato in segreteria. Penso sia una cosa buona da fare, non lo so, vediamo perché se poi invece, cioè, se sono lezioni abbastanza inutili, proprio base a base, che dico vabbè, non ha senso, a questo punto non ci vado, me la faccio convalidare e basta. E nel mentre sfrutto quelle, non mi ricordo se erano 3 o 4 ore di lezione per studiare, boh, altre materie, come audio mixaggio oppure, vabbè. Audio mixaggio, mettiamola così, cioè sarebbe anche sociologia, però vabbè. Direi che ho detto tutto, mi sto, sì, sto studiando questi 4 PDF che mi sono fatti in realtà i riassunti, dato che comunque è una verifica, mettiamola, vabbè, verifica, è una verifica a crocette, una prova a crocette, è meno difficile di un esame con risposte aperte, ad esempio, scritto ovviamente, perché alla fine se non ti ricordi esattamente che cos'è, la vedi, dico, ah sì, è questa. Alla fine questo è il tipo di memorizzazione che devi fare per queste prove. Ovviamente è meglio studiarle, io sto studiando in quel modo, anche se il terzo PDF. Vediamo dove arrivo. Mancano 3 giorni, vabbè, uno, due, no, mancano 2 giorni, neanche. Basta, non perdiamo tempo, non c'è più altro da dire, ci vediamo dopo. È tipo incredibile quanto si noti che non sia giorno e che. Diciamo che sono appena tornato. La squadra dell'altro di Genji sono qua invece che direttamente sul letto. Bellissimo. Sono tornato, vabbè, non era tanto difficile. Le slide erano pure carine. Era crocetto, che non è che è una prova incredibile. Comunque, il voto lo metto in descrizione perché, vabbè, un classico. Nel mentre ho stampato anche i libri di audio e mixaggio che comincerò a leggere finalmente. Idioti, non so chi ha fatto le fotocopie, non lo so. Però di un libro sono fotocopie una verso un lato, ecco, vedi, questo è il lato, e poi la successiva è così. Perché? Cioè io adesso devo leggermi il libro così, e così. Il titolo parte da qua e poi così. Perché? Quindi in realtà è finito solamente questo. Andrà bene. Quindi GG. E buonanotte, anche da me di dietro, qui. Ciao.